Ma questa è una leggenda, questo libro si comprende che questa era una storia che Giusy doveva assolutamente raccontare, una storia che aveva l'urgenza di raccontare sia per lei, per lei stessa, che per gli altri. Io non ci ho pensato nemmeno un secondo, gli ho detto subito di sì, ma gli ho detto di sì perché credo che poi leggendo il suo libro ho avuto conferma, credo che questo libro vada annoverato fra le presentazioni migliori che ci sono state su questo terrazzo. Per onorare questo momento, perché è doveroso onorare questo momento, quindi sono qui come sindaco del mio comune, perché Giusy è una mia concittadina, buon vicinese, quindi sarei stata qui comunque, come conoscente, come compaesana, come amica, tra virgolette, proprio per manifestare il piacere di vederti qui. Allora immediatamente ho pensato, Giusy, mi sono complimentato con lei perché ho detto questo non è un libro che l'apologia di una malattia, né un racconto di una malattia, ma è un inno alla vita. Le persone della mia età che hanno questa malattia oggi stanno arrivando al suicidio. Io ho letto testimonianze dove ci sono genitori che stanno trovando le figlie suicidate su una sedia a rotelle. Beh, io spero che da domani, leggendo il mio libro, qualsiasi persona possa mettersi la mano sulla coscienza e dire come ce l'ha fatta Giusy, ce la faremo anche noi. Grazie a tutti, veramente di cuore, e sono onorata e felice, sono stata onorata e felice di avervi avuti qui stasera qui presenti con me. Grazie mille. Abbiamo trattato un libro che si diceva prima è un inno alla vita, è un atto di amore, è un atto di grande coraggio che l'autrice Giusy Perrone ci ha riservato e che va letto tutto d'un fiato e che soprattutto deve rappresentare per i lettori, per le lettrici, un modello di comportamento, un modello che fa parte del rilancio della vita e di una risposta a una vita che troppe volte purtroppo vive di problemi, di drammi, ma che Giusy stasera ci ha insegnato ad affrontarli e ad affrontarli a testa alta con grande onore e con grande coraggio. Quindi Grazie. grazie, grazie, grazie Giusy, al a chi diamante. l'hai voluto dedicare questo libro? Principalmente a me stessa e oltre che alla mia famiglia e ai miei conoscenti, l'ho voluto dedicare a quelle persone che si demoralizzano e che non credono in loro. Quindi spero che grazie a questo libro possano credere in loro tutti i giorni. Grazie e Grazie mille. complimenti. Grazie, Grazie. grazie.